c'è anche vento forte in questa finale della Coppa d'Oro Beretta, giunta come dicevamo alla 40esima edizione. E con Sabatino Durante non possiamo fare un passo indietro e andare a rivedere la vita di Piercarlo Beretta, per tutti Carlino Beretta, uno dei più grandi tecnici ed esperti di armi del secolo passato, oltre che grande sportivo nel tiro a volo. Addirittura in campo calcistico fu presidente e direttore generale all'interno del Brescia Calcio per 24 anni, dal 1938 al 61. Fu anche commissario tecnico della nazionale italiana di calcio nel 1951 insieme a Giampiero Combi e Antonio Busini, e dal 52 al 53 in coppia con, udite udite, Giuseppe Meazza. Fu presidente del Beretta Gardone Valtrompia, società da lui fondata, che ha militato in Serie D per diversi anni. E quindi c'è tanta storia dietro questo trofeo che andiamo a seguire con i finalisti che vedete nella grafica in sovrimpressione, ad iniziare da Anton Glasnovic. Poi abbiamo Luca Paoli, Daniele Quaini, lo spagnolo Vicente, l'Oriente Vicente, e poi Luigi Peroni e Marco Danese. Avremo modo anche di scendere nel dettaglio di chi sono questi tiratori, però è una gara particolare il trofeo Beretta, o la Gold Cup Beretta come si suol chiamare. Perché? Perché è una sorta di kermesse, se vogliamo potremmo definirla open, in cui ci sono diverse categorie. In base a queste categorie, quindi a una sorta di algoritmo non elettronico, in finale si può andare anche con un punteggio diverso perché si appartiene ad una categoria diversa, e questo consente a tiratori come Luigi Peroni o Daniele Quaini di disputare la finale insieme ad Anton Glasnovic. Hai detto bene, l'anno scorso noi l'abbiamo definita, credo giustamente, una kermesse, una gara democratica. Perché come ci sono anche in altri sport, nel calcio per esempio, in la Coppa Italia di calcio mette in condizione anche le squadre di Serie C di poter competere con squadre di B e di Serie A, addirittura in Francia nella Coupe de France. E addirittura le squadre di Serie D, dilettanti, qui accedono a questa finale dopo 175 piattelli a due colpi. Ricordiamoci sempre, le qualificazioni si fanno sempre fossa a due colpi. Olimpica. 175 piattelli, ricordando un po' nostalgicamente le formule in cui si sparavano tanti piattelli prima dei 25 di finale. Qui la finale è a 50 piattelli. Accedono uno tiratore solo, eccellenza, in questo caso Anton Glasnovic, che è il fratello di Josep Glasnovic, oro a Rio, ma anche lui un grande tiratore, tiratore olimpico anche lui. Poi Paoli, che è una prima categoria, poi due seconde categorie, Quaini e Llorente, e due terze categorie, Peroni e Danese. Addirittura per le categorie diciamo più eccelse, l'eccellenza è la uno, è la prima categoria solo un tiratore, per le altre categorie inferiori due tiratori, quindi è veramente democratico ed è una bella storia poter partecipare e lottare con chi magari sono i punti di riferimento. Cioè Anton Glasnovic è un tiratore di livello internazionale, è chiaro che Paoli, Quaini, Llorente, Peroni e Danese, se riescono a battere Glasnovic nel proprio palmarès, c'è qualcosa di molto, c'è uno scalpo molto importante. Assolutamente sì. E allora andiamo a vedere Anton Glasnovic, punteggio totale per questa gara 172 su 175, come diceva Sabatino, fratello maggiore di Josip Glasnovic, oro a Rio nel 2016. Anton ha 43 anni, è stato sesto a Londra, all'Olimpiade di Londra nel 2012, medaglia d'oro nella Coppa del Mondo 2023 a Larnaca, quindi Cipro, e ancora oro sempre nel 23 a Rabat, sempre in Coppa del Mondo come squadra maschile. Quindi veramente un tiratore di estremo livello. Poi Luca Paoli, 54enne, in rappresentanza del TAV VII San Pietro di Cagliari,
Punteggio totale per lui in questa gara 167 su 175, tiratore che noi conosciamo molto bene nel panorama nazionale perché ha partecipato a diverse edizioni di questa gara e nel 2022 è stato uno dei protagonisti della finalissima dell'allora 38esima edizione Gold Cup. Poi Daniele Quaini del Trap Pezzaioli, una delle società lombarde più forti, atleta emergente, ha appena 20 anni ma già con dei risultati degni di nota, e questa è per lui però la prima volta in finale. In pratica molto emozionato Quaini, che si trova a 3, come vedete, segno, vuol dire che sta già pagando troppo l'emozione di essere in finale. Poi lo spagnolo Vicente Loriente con un punteggio di 165, è stato medaglia d'oro al Gran Premio Internazionale a Valencia 4 anni fa, uno degli atleti spagnoli non professionisti però più noti a livello di presenza e piazzamenti, nonché grande amico del Concaverde di Lonato del Garda. Luigi Peroni, 159 il suo punteggio, più basso, 25 anni, del TAV Scaligero Veneto, è un buon tiratore con l'occasione di mostrarsi in questa occasione. E poi infine Marco Danesi, il sesto rappresentante di questa finale, 158 su 175 il suo punteggio, ma ha tutte le giustificazioni del caso, perché pensate, ha soltanto 15 anni questo ragazzo ed è ovviamente felicissimo di trovarsi in pedana con un atleta olimpico, ma anche con altri finalisti che hanno una grande esperienza, come in questo momento vedete lo spagnolo Lorente, che va a segno ed è sesto, con 6 piattelli insieme a Glasnovic, Paoli e il nostro Peroni. Sono rimasti fuori tanti tiratori di nome, ne possiamo citare alcuni. Jiří Liptak, che l'anno scorso, insomma, è la medaglia d'oro di Tokyo, l'ultima medaglia d'oro delle Olimpiadi. Campione olimpico in carica. Ecco, l'anno scorso ha vinto entrando in finale con 171, spareggiando con Valerio Grazzini, che anche qui oggi era presente ma è fuori. È entrato allo spareggio l'anno scorso più uno Valerio, più due Jiří Liptak, che poi ha vinto in finale con 45. Quindi tutto fa supporre che Glasnovic parte per il blasone, per tutto, chiaramente parte in grande vantaggio, però vediamo che Paoli, Llorente, ma anche Peroni sono lì, insomma, ad un piattellino o a pari, e quindi la gara è completamente aperta. Ci sono altri tiratori, per esempio la Alessandra Perilli, la tiratrice di San Marino, insomma, che consideriamo anche un po' nostra perché ha sparato per tanto tempo per l'Italia, certo, ha partecipato, non è in finale perché purtroppo solo un tiratore di eccellenza può partecipare a questa finale democratica, come l'abbiamo denominato. Ti faccio notare un particolare curioso che riguarda lo spagnolo Lorente, che indossa il cappello come se fosse una burba, una sorta di, vedi, con la visiera di lato. Beh, con due occhialoni, no, con un occhialone grande. No, visto così sembrerebbe quasi un adolescente del muretto. In realtà io credo che lui lo stia facendo per schermare il sole che è a sinistra. Hai ragione. Non avendo indossato sugli occhiali il paraocchi, il cosiddetto paraocchi. Il paraocchi laterale, insomma, il paraocchi, dai. Però è curioso, no, vedere, certo, un, certo, uomo di 54 anni in questo modo. Allora, esce dalla quinta pedana per la seconda volta Glasnovic, quindi 1-0 per lui, quindi decimo piattello, chiaramente poi ha sparato Paoli, adesso spara Quaini. Ricordiamo il regolamento, Davide, finale ISSF, 50 piattelli per coloro che avranno la forza di arrivare fino in fondo per l'oro e l'argento. Dopo i primi 25 piattelli, cioè il passaggio per 5 volte sulla quinta pedana, possiamo iniziare a fare i conti, quindi esce il sesto e poi ci sono step
di 5 piattelli per definire il quinto, il quarto e il terzo, e fino al terzo vale il discorso del dorsale, cioè a parità di punteggio esce il tiratore con il dorsale più alto, quindi il 6, il 5, il 4, il 3, il 2, 1. Chiediamo scusa se siamo così, no, didascalici, però serve a spiegare le regole che spesso e volentieri cambiano, forse anche troppo velocemente, ma siamo qui anche per questo. Va via il piattello. Lo 0 rimane dietro con le canne, lo spagnolo, e stavo rivedendo anche il 158 della classifica generale di Marco Danese, il quindicenne, che va, eccolo qui, va a sparare ora. È un punteggio discreto, non è un grande punteggio ovviamente. Beh, una terza categoria, però è una terza 15, categoria, 15 esatto. Anni. Secondo me è un ottimo punteggio, chiaramente ci si aspetta da lui, no, di limare, no, alcuni zeri per arrivare a, diciamo, un punteggio, ma è una terza categoria, un ragazzo giovane, quindi ha davanti, diciamo, un futuro roseo. 158 per lui. Quaini. Allora, questa è la dodicesima tornata, Davide, quindi Glasnovic, Paoli sono a 11, Llorente a 10, 1-0 soltanto per Glasnovic e Paoli, che già è definita un duello ravvicinato, perché poi sono anche vicini di pedana. C'è molta concitazione sulle linee di tiro. Allora, terza pedana. È il tredicesimo piattello e chiaramente inizia come sempre il dorsale 1, che è Anton Glasnovic. Vediamo, il ritmo è abbastanza serrato e dicevo c'è molta concitazione, avendo a disposizione 12 secondi, ma in realtà non li sfruttano mai, è come se avessero fretta per accorciare quello che per alcuni di loro magari una sorta di sofferenza. Ci si avvicina al momento in cui... Sono molto corretti, io non so se tu ricordi Alipov. Era uno stratega proprio per mandare fuori ritmo l'avversario di turno, che interrompeva, no, riapriva, eccetera. Qui c'è molta correttezza, molta disciplina anche, poi l'impianto per fortuna funziona a dovere, finora zero no bird. Eccolo qui il tuo amico spagnolo. non è ovviamente mio amico, però ha tutta la mia simpatia, ecco, per il cappello, no? Anche perché indossa degli occhiali che sono tutto fuorché occhiali da tiro. Da spiaggia. Esatto, sono occhiali da spiaggia. Va bene, ma si caratterizza anche per questo, è un personaggio, dai. Allora, in questo momento è a 11, non è messo benissimo. 7 adesso Danese, Glasnovic. Quindicesimo piattello, eccolo qui, 14. Sta facendo una gara per non vincerla Glasnovic. Deve rispondere Paoli. Ivan Carella, che è il presidente del Trap Concaverde, mi ha detto: Paoli è un tiratore molto bravo, viene spesso qui a sparare e potrebbe essere un avversario molto complicato per Glasnovic. Difatti 167 su 175 Paoli. È un punteggio anche in questo caso, che non fa tremare i polsi, ma è comunque un ottimo punteggio, il che vuol dire che sei stato presente in tutta la gara, in tutte le batterie di qualifica, sei stato presente e ti stai giocando adesso una finale. È l'unico probabilmente che può insidiare Glasnovic, che non si sta, come dire, impegnando più di tanto in questo momento. Perché
diciamolo chiaro, queste sono delle kermesse molto belle, molto divertenti. Quando arrivi in finale, certo, non lo sbagli apposta il piattello, è ovvio, però se anche non dovessi vincere, arrivare secondo o terzo, è una kermesse e viene presa in questo modo da parte dei grandi tiratori. Beh, insomma, però perdere oggi una finale così importante, insomma, non è una cosa proprio carina. Soprattutto, no? Perché a batterti può essere un seconda o addirittura un terzo categoria. Però non si vive in modo drammatico, voglio dire. No, cioè... no, ma nel tiro a volo non esiste il dramma, c'è sempre l'accettazione della sconfitta, c'è sempre molta sportività. Per fortuna è un ambiente sano, ma ne conosciamo di ambienti poco sani, no? Eh sì. Soprattutto tu. Beh, vabbè, oggi dai, abbiamo parlato di Carlo Beretta, abbiamo parlato di calcio, non mi sono inserito perché stavo aspettando il cartellino rosso da parte tua. Non è il momento. Però ho gradito parlare di calcio. Ho gradito l'inno, perché sentirsi un attimino italiani, no, qualche volta, soprattutto, certo, nei momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto, credo sia anche salutare. E poi ovviamente ricordiamo che oltre alla Gold Cup Beretta noi abbiamo anche la kermesse, il Gran Mondiale Perazzi. Gran Mondiale Perazzi, che proprio a ridosso delle Olimpiadi. A ridosso delle Olimpiadi. Ci siamo dimenticati di dire che Paoli è passato in vantaggio. No, non ci siamo dimenticati di dirlo, è che la gara, come gli appassionati sanno, è abbastanza lunga. Adesso sì, è a 16, un piattello di vantaggio su Glasnovic che tira in questo momento. Vediamo il croato. Non abbiamo visto, non c'è... E non abbiamo sentito, però va a segno a 16. Eccolo qui Paoli. Mantiene il piattello di vantaggio. Perché in vantaggio Paoli? Perché se lo avete visto tirare tecnicamente, come impostazione, come imbracciata, lo stile è quello di prim'ordine italiano della fossa olimpica. Sì, ma poi è anche molto veloce, molto rapido nel vedere sotto dove va il piattello e non ha paura. Peroni a segno sul piattello di sinistra, impegnativo, tifiamo tutti danese. Poi chiaramente Davide, questa formula che insomma ormai diciamo parte dall'Olimpiade di Londra, dopo l'Olimpiade di Londra, che non porti più il punteggio di qualificazione, cioè che si azzera definitivamente, io credo che si sta parlando di nuovi regolamenti, nuove formule eccetera, ma io credo che il peccato originale sia proprio questo, non capire che questo del tiro a volo è una gara, è una maratona. Quindi non puoi fare una maratona a due colpi e puoi fare 400 metri ad un colpo solo. Bisogna in qualche maniera capire che una maratona non può, hai fatto 40 chilometri, no, li cancelliamo, vale soltanto gli ultimi 100 metri, no? Certo. Quindi il punteggio, perché è successo, per esempio abbiamo parlato della Olimpiade di Rio, 122 Pellielo, 120 Josip Glanović, poi 13 in finale, spareggio, perde Pellielo, che ha due piattelli in più rispetto all'altro, non è concepibile una cosa del genere. Comunque, questa è la gara, tutti sanno che questa è la formula, quindi stiamo qui, anche se speriamo che la nuova formula che sarà varata dopo l'Olimpiade di Parigi consideri di cancellare questo peccato originale. Cioè, qualche anticipazione? Ma stanno ragionando su una finale a 8, che posso capire, che va bene, non ci sono problemi, ben vengano tutte le novità possibili e immaginabili, ma ripeto, se non si porta in finale il punteggio di qualificazione, errore di Paoli che rimane in ritardo col canne, credo che
la gara poi diventi un po' un terno all'otto, insomma, ecco, ci sono, abbiamo visto tanti tiratori che entrano con 124 e poi vince chi è entrato con 119. Credo sia una formula che non rende merito al merito, chiedo scusa la ripetizione, ma rende bene il concetto. Sotto con le canne il giovanissimo danese. E quindi, come vedi, il campione viene fuori, ha recuperato quel pezzetto di ritardo su Pauli. La gara è lunga, Davide, la certo, gara è lunga, non certo. Siamo arrivati neanche al primo step, che esce il sesto. Poi, dopo 5 piattelli per ogni step, è importante non iniziare bene, perché quel piattellino che magari non rompi ti venda un fardello sulle spalle enorme, il fucile invece di pesare 3,7 kg, 3,8 kg magari pesa 37 kg, cioè diventa molto molto difficile. È una gara particolare, una formula particolare che premia chi riesce ad entrare in un meccanismo veloce e non si fa tanti pensieri per la testa, e poi soprattutto chi sbaglia meno, soprattutto sbaglia meno all'inizio di ogni step. Sì, in questo momento Glasnovic ha mancato due piattelli, Pauli ne ha mancati due anche lui, proprio l'ultimo, il secondo qualche istante fa, e ci avviciniamo, quindi mancano credo due piattelli alla fine. Sì, adesso intanto facciamo terminare... Alla fine ovviamente del primo step. Sì, facciamo terminare il 23° piattello da danese che chiude la tornata e andremo al penultimo piattello di questo step, naturalmente 24°, eccolo qui, inizia come sempre il dorsale 1 Anton Glasnovic, che comunque ha una postura, no, è un modo di essere in pedana da campione. Guarda Pauli molto concentrato, molto spara molto veloce, Davide. Molto veloce, ha un'impostazione che ricorda la nazionale degli anni 70, quindi un'impostazione, se vuoi, classica. Però con degli aggiornamenti particolari. Tu hai detto, non a caso, spara molto veloce, la posizione dei piedi è un po' diversa da quella appunto degli anni 70. In una parola, un tiratore che ha una bella impostazione ed è bello da vedere. Allora, è dinamico. Intanto cominciamo a fare i conti, Davide. 25° piattello, chiaramente lui 23-2-0 è dentro. Ma certo. Lo stesso Pauli continuerà la gara. È dentro anche lo spagnolo. Sì, va bene. Non volevamo dirlo, danese. Ma no, è fuori danese, è chiaro. Che ha fatto bene, va via. Quaini, purtroppo, rimane a 17. Anche lui, insomma, è sul cammino, no? Comunque, non c'è l'aritmetica per lui. 19, cioè, danese, per danese, ultimo, no. Piattello, ovviamente. Comunque, vabbè, la sua prima grande finale, no? L'emozione, un attimino, così. Comunque ha fatto il suo... Certo, anzi complimenti, perché sei andato in finale, veramente complimenti, e devi prendere questa finale in cui esci subito come il punto d'inizio di una carriera che ci auguriamo possa riservare a lui e a tutta l'Italia grandi soddisfazioni. E l'applauso in effetti è sentito, è lungo, perché un quindicenne in una finale del genere... Beh, sarà stato anche molto emozionato. Molto emozionato, sì. Adesso chi rischia è proprio Quaini, perché adesso lo step successivo è soltanto 5 piattelli. Sì, deve fare il suo e sperare che magari Peroni, che è l'altro indiziato, no, faccia qualche zero. Comincia sempre il croato. Guarda, Pauli aspetta un po' su, no, col punta
Sì, per questo dico, c'è cioè qualche accorgimento di modernità in un'impostazione classica. Ma è molto più veloce di Glasnovic. E poi c'ha una grinta incredibile. Quindi evidentemente crede nei suoi mezzi e crede nella possibilità di arrivare fino in fondo, anche se insomma a fianco un tiratore di grandissimo livello. Allora, secondo piattello di questo step. È bella la sfida spalla a spalla tra Glasnovic e Paoli. Allora, Quaini deve andare alla fumata. In questo momento mi sembra logico poter dire che la lotta per restare in gara, in finale, è tra Quaini e Peroni. E Peroni non può sbagliare perché ha il problema, lo svantaggio del dorsale. Certo, non si pone in questo momento perché ha un piattellino di vantaggio. Vediamo se Paoli tiene, molto rapido, molto veloce, arriva sul piattello con una facilità enorme, ma poi anche elegante. Allora, lui ha una reattività al grilletto molto rapida, però in realtà se hai fatto caso, e hai sicuramente fatto caso, i suoi movimenti sono sempre molto morbidi. Ed essenziali. Esatto, essenziali. Si mette male per Quaini, eh? Zero. Lo zero per Peroni che può aiutare Quaini. Quindi quarto piattello di questo step, va via il piattello. No, glielo danno evidentemente. Io ho visto partire via, evidentemente. Io anche ho visto il piattello integro, però è chiaro che i giudici vedono meglio di noi e poi è la loro opinione che conta. Certo. Peroni deve. Allora, va a qui, 21. Eccolo qui. Qui si decide il quinto. Piattello centrato, avete visto? Quando viene centrato solo da pochi pallini, viene sospinto, c'è stata una piccola fumata, comunque il piattello per le nuove regole fumato è colpito. Quindi Quaini fa il suo, vedremo, e adesso pesa questo momento. Perché se rompe dentro, se non rompe è fuori. È fuori, è dentro. È dentro, quindi. Quindi esce Quaini. Quaini. Si fa il resoconto, ovviamente. Anche lui, un altro giovanissimo Quaini. Appena 20 anni, Daniele Quaini. Anche qui sembra insomma segnato, perché toccherà probabilmente a Peroni. Lo spazio per recuperare c'è, ma dipende dagli altri più che da lui. Lui è obbligato a rompere i piattelli e basta. Gli altri possono sbagliare, ma gli altri chi sono? Lorente? Non mi sembra che stia sparando male, e invece sì. Va via il piattello. Uno lo ha concesso. C'è sempre il discorso del dorsale, Davide. Intanto deve, Peroni deve... Altro zero per Peroni che dà l'addio alla possibilità di salire sul podio. Ci sono tre piattelli ancora, quattro piattelli, quindi può succedere ancora di tutto.
segno con un centrale. Qui non può sbagliare, non può sbagliare perché compromette, va a compromettere. L'ultima chance. Ah, un centrale molto bravo comunque su a tirare sulle canne. Non abbiamo visto, però è stato non centrato. C'è nessuna segnalazione sonora, il cicalino non ha fatto il suo intervento. Tiene, tiene, Paoli tiene. Potremmo assistere, anzi assisteremo io credo, perché il divario con lo spagnolo è enorme, a un testa a testa per la vittoria tra Glasnovic e Paoli. Due soli errori su 33 piattelli e anche una finale di... E Peroni saluta tutti. Quindi abbiamo già il podio. Abbiamo il podio con Glasnovic, Paoli e Loriente. Allora, 32 deve rispondere. Questa volta lungo, ma è arrivato. Piattello sinistro, angolato. Piattello difficile, Davide, molto difficile. Allora, chiude lui il quarto piattello di questa tornata qui e qui certo quando chi ti precede va alla doppia fumata poi un attimino di pressione in più c'è quando vai in pedana, però Paoli regge alla grande. Peroni al tiro e finisce qui la gara del 25enne con un quarto posto, quarta posizione che non deve essere vista assolutamente come delusione o cosiddetta medaglia di cartone perché è un terza categoria se non sbaglio. Peroni è una terza categoria. Come Marco Danese rimanere insomma a ridosso del podio, prima di lui è uscito Quaini che era una seconda categoria quindi un livello più alto di classifica e si va avanti adesso verso la eliminazione dello spagnolo Loriente perché difficilmente, anzi impossibile, recuperare questi sei piattelli avendone cinque a disposizione. No, è già, quindi è già terzo, esatto. Medaglia di bronzo. E qui potrebbe, sai, quando c'è un tiratore che è già condannato, ma è poi condannato, insomma, condannato a prendere il terzo posto, una medaglia di bronzo non è una bella condanna. Vorrei averla io. Ricordiamo però, che sono 400 i tiratori che hanno preso parte a questa kermesse. Oltre esatto. 400. E vedi, questo è un momento magari in cui Paolo potrebbe magari distrarsi un attimo. No, ha un'espressione estremamente concentrata. E a 30. Vabbè, medaglio di bronzo, insomma. Va benissimo. Sta cercando di prendersi più tempo possibile Glasnovic sia per non sbagliare, ma soprattutto per cercare di interrompere un po' il ritmo di Paoli. Altro zero. Si è un pochino ammollato perché sa che non può fare nulla, insomma, è zero in più, zero in meno, alla fine è sempre terzo, certo. Una gara importante. E questo zero invece alza la mano come a dire c'è, vedi, c'è qualche il cicalino, problema. No, c'è il cicalino che è arrivato
in ritardo. No, no, era già arrivato nel momento in cui l'ha mancato il piattello, ha alzato la mano, era stato già attivato. Di nuovo. C'è un problema con il phono pull. Ricordiamo sempre la tua specializzazione nella laurea in phono pull, il pensionamento del phono pull. 37. Il allora, vento e si sente. Allora, intanto si chiude questa parte in cui c'è Llorente, poi ci sarà il duello sui 10 piattelli, non sui 5, fra Glasnovic e Paoli, e Paoli deve cercare di tenere quel piattellino in più, perché non è un grande vantaggio, ma dal punto di vista psicologico qualcosa aiuta. E ti ha ascoltato, 38 Paoli, 37 Glasnovic. 32 Llorente. Se ne vedranno delle belle con il testa a testa finale che tra un istante inizierà. Glasnovic è già in prima pedana, già pronto ad inaugurare questi 10 piattelli. Ha un piattello di ritardo il croato. Resta un'impresa assai ardua per Paoli, battere un tiratore di eccellenza come Glasnovic, ma si parte intanto con un piattello di vantaggio. E Paoli ha dimostrato di essere fermo, di essere solido. La pressione però è per Glasnovic, perché Banche Vala si va allo spareggio, si comincia la gara di nuovo. Sa perfettamente Glasnovic che se dovesse andare di nuovo ad un errore, poi si complica davvero la gara. Quindi la pressione c'è, anche se è un tiratore di grande livello, esperto, abituato alle finali. Ma quando sei lì e hai vicino uno che non sbaglia mai e che è in vantaggio, la pressione c'è. E non sbaglia mai. Nella pedana centrale un sinistro orso, adesso come vedi anche l'atteggiamento, guarda costantemente la linea della fossa, guarda l'orizzonte immaginario. No, ci crede che è importante. Non si volta, non si fa distrarre da nulla. È un po' un sospiro da parte di Glasnovic, che sente anche la stanchezza della gara e ovviamente, come dicevi tu, la pressione data dal fatto che non puoi permetterti un secondo errore. Questa è una grande occasione invece è rimasto per Glasnovic. Un attimino sotto con le canne, però vedi, inizia di nuovo un'altra gara qui. Parità, in fondo Paoli non ha nulla da perdere. Ha fatto già una grande gara, una bellissima gara. C'è lo zero. È incredibile. Vediamo zero, se porta zero. È confermato. Si è confermato. E qui lui può dare la svolta alla gara. Sai quanto ci pensa ora, in questo momento, Glasnovic a questo suo zero che lo mette in crisi. Lo mette veramente in crisi. Allora, viene da uno zero. Bisogna vedere se l'ha metabolizzata, perché potrebbe andare di nuovo. Eccolo qui. Lo zero chiama zero. E qui può dare la svolta. Qui lui non deve sbagliare. Se non sbaglia con due piattelli di vantaggio è fatta. Fatta no, ma insomma ha dato... Ma non per l'aritmetica, ma è fatta per la logica, perché non sbaglia. Ha aggiunto un terzo zero dall'inizio della finale. E quindi è imperfettamente in media. Allora, si fa la pedana intera. 5 piattelli, ne ha 2 di vantaggio Paoli. E qui non c'è il discorso dorsale o non dorsale. Al limite si va a uno spareggio. Ah. 4 piattelli, 2 di vantaggio.
molto lungo, eh. E sente il momento. Folate di vento a tratti impetuoso. Davide, tre piattelli al termine, sempre due di vantaggio di Paoli, non è fatta, ma siamo in dirittura d'arrivo. Certo. Altro zero, è andata non per l'aritmetica, ma guarda come ha preso aria nei polmoni, perché con questo piattello se ne va a vincere con ampio margine. Veramente una gara di altissimo livello da parte di Luca Paoli, che va a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro giunto alla 40ª edizione della Gold Cup Beretta. Ha vinto l'anno scorso Giri Liptak, campione olimpico, con 45. Paoli l'ha già eguagliato e qui può fare 46. Guarda com'è. Allora, continua a esultare. L'ultimo piattello, il 50° piattello di questa finale, la Coppa rimane in Italia, in Sardegna. A Cagliari, nella bella Cagliari soprattutto, rimane. Bravo, veramente. 47, Luca Paoli, medaglia d'oro, vincitore di questa 40ª edizione della Gold Cup Beretta. L'argento va al croato Glasnovic con 44, il terzo posto allo spagnolo Loriente. E con questo è tutto, io ringrazio Sabatino Durante per il commento tecnico, tutti voi per averci seguito. Vignacchi torna alla programmazione di Rai Sport. Rai per lo sport con...